Riccardo su Norma M20 e il vincitore della tappa abruzzese del trofeo italiano Velocità Montagna, cronoscalata Svolte di Popoli, giunto alla 57esima edizione. Il pilota di Treviso ha percorso i 7,5 km di strada, primeggiando nelle due manche della gara con un tempo aggregato di 6 primi, 6 secondi e 83 centesimi, il miglior tempo fatto registrare dal 2016. Siamo contenti, devo ringraziare il mio team, il mio papà è Danilo, il team di Race, e anche Achille, che mi sono stati vicini e mi hanno consigliato bene in questi due giorni. Stiamo lavorando discretamente bene, la macchina risponde alle regolazioni che gli stiamo facendo, le gomme hanno funzionato al meglio e quindi niente, dai, sono salito abbastanza consapevole che potevo fare un buon risultato. A completare il podio sono Angelo Marino di Salerno con un tempo di 6 primi, 16 secondi, 76 centesimi sull'Ola B99 e l'abruzzese Stefano Di Fulvio con 6 primi, 18 secondi, 30 centesimi su Osella PA30, che si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto assoluto. Sono soddisfazioni che valgono per una vita essere tra i primi tre di questa gara, quindi siamo soddisfatti. Ringrazio tutti, il team, gli sponsor, tutti quelli che ci sono vicino. A noi Popoli abbiamo sempre avuta nel cuore, la gara è la gara di casa, la gara più vicina, e approfittiamo ogni anno sempre con magari auto diverse per fare dei test che poi ci sono sempre utili per altre gare del territorio italiano. Da molta soddisfazione, il nostro team è un team familiare, lavoriamo tutti in gruppo, quindi andiamo avanti, ci facciamo forza tutti insieme. Il tragitto della cronoscalata è considerato dai piloti molto tecnico, si ripete ogni anno con una partenza da Popoli per concludersi prima del bivio di San Benedetto in Perillis, in un percorso che è caratterizzato da parti lente, medio veloci e veloci, con un manto stradale un po' sconnesso. Sì, tantissima gente nonostante i circa 40 gradi dell'aria, ma evidentemente la corsa attira, i ragazzi delle svolte hanno fatto un grandissimo lavoro anche di promozione sul campo, io l'ho visto in giro per tutta Italia a reclamizzare la propria gara e i frutti si vedono. Qui a Popoli sulla strada ci sono punti di osservazione meravigliosi, bisogna solo stare attenti al grande caldo perché può costare un'insolazione se non anche peggio. Oltre alla gara di velocità, l'evento ospita ogni anno una parata di auto storiche che rende la manifestazione fruibile ad un pubblico più ampio.